Noi in casa siamo in 11 in questo momento. Noi abbiamo tre figli naturali che sono Riccardo, Giacomo, che è nascosto di 15 anni, e Federico di 10 anni. Poi abbiamo Stefano che ha 20 anni, ha compiuto 20 anni ad agosto. È un bambino che noi abbiamo in affidamento sine die dalla nascita. Siamo andati a prenderlo in ospedale praticamente perché è un bambino abbandonato e ha una paralisi cerebrale infantile. E poi con noi c'è Maurizio, anche lui con noi da 20 anni, sono i pilastri della nostra famiglia. E poi con noi c'è Lucia, che è una ragazza volontaria di 23 anni che... E poi dopo c'è un'altra signora che in questo momento non si vede, e, di 60 anni, c'è una bambina in affidamento di 5 anni e poi c'è un altro ragazzo di 32 anni che adesso è fuori a lavorare. Io sono il papà di questa casa famiglia proprio, ha dei ritmi normalissimi come qualunque altra famiglia. Io durante il giorno esco a lavorare e mia moglie si occupa delle faccende di casa, i nostri figli vanno a scuola, ognuno secondo l'età, e i ragazzi che abbiamo accolti sono inseriti in attività specifiche, quindi a supporto chi nel caso abbia ad esempio un problema di handicap, o eventualmente anche in collaborazione con la cooperativa per dei progetti specifici di reinserimento. E quindi la nostra giornata è, come dire, organizzata in modo normale, naturale, e abbiamo dei momenti forti che sono i momenti in cui ci ritroviamo, il pranzo, la cena sono i momenti in cui insieme tutti ci ritroviamo, quindi sono l'occasione per stare assieme, per raccontarci com'è andata la giornata. È una cosa molto diversa dalle altre, è giusto per questo che è diversa dalle altre che la rende speciale, unica. Cioè, le altre famiglie comunque non hanno tutte queste opportunità, non hanno l'opportunità di conoscere persone che hanno dei problemi. Sì, c'erano stati alcuni momenti in cui ho pensato che fosse difficile, perché comunque qualcosa di diverso, magari quando sei piccolo, quando non capisci, gli altri persone non capiscono, ti colpisce anche gli altri magari in modo negativo, però crescendo sto iniziando a capire che è una cosa positiva perché aiuta moltissime persone. Beh, per i figli non è semplice dividere la mamma e il babbo e dividere comunque anche proprio i loro spazi vitali. Io penso che però quello che io ho sempre pensato, indipendentemente dalla fede, indipendentemente da tutto, è che l'accoglienza è un atto di giustizia, cioè tutti devono avere una vita degna, e soprattutto quando si parla di bambini, tutti i bambini devono crescere tra le braccia di una mamma e di un babbo, insomma, devono avere delle figure stabili, devono crescere con la stabilità, perché è poi la stabilità che dà la fiducia per affrontare poi tutta la propria vita. Dopo penso di aver chiesto molto ai miei figli, però penso anche che tutto gli ritornerà, insomma, non ho timore di questo, anche tutti i loro momenti di rifiuto, io non ho paura di questo. Però vedo che mi ritengo anche molto fortunata, perché sono dei ragazzi caratterialmente belli, insomma, quindi non ho timore. Poi io penso che siano privilegiati, perché crescere con Stefano è un privilegio immenso, insomma, ma anche con Maurizio, perché Maurizio è forte, simpatico, è vitale. Però crescere con Stefano secondo me è un privilegio per pochi, insomma, e loro questo lo capiranno più avanti, ma anche adesso.